Nuova operazione, controlli della finanza, riscontrata la vendita non autorizzata di sigarette in un supermercato del Tiguglio, denunciato il titolare. Prossima riapertura, sarà di nuovo percorribile la prossima settimana la provinciale della Scoglina grazie ad un accordo tra pubblico e privato. Verso nuovi scenari, elezioni regionali, si intensificano incontri e riunioni, intanto ecco la posizione dell'onorevole del PD, Luca Pastorino. Aumentano le richieste, percorsi formativi, molti lavoratori e non solo si sono rivolti alla città metropolitana. IMU, nodo risolto, tassa per i terreni agricoli esentati dal pagamento ai comuni montani. Approvato il calendario scolastico, la Regione Liguria ha diramato le nuove lezioni per l'anno 2015-2016, studenti tra i banchi il prossimo 14 settembre. Buonasera ai telespettatori del TG Tiguglio, come avete sentito nei nostri titoli incominciamo con la cronaca e con i controlli che sono stati eseguiti dalla Guardia di Finanza di Chiavari. Una nuova operazione, riscontrata la vendita non autorizzata di sigarette in un supermercato del comprensorio ed è stato dunque denunciato il titolare. Sentiamo. Nuova operazione della Guardia di Finanza di Chiavari, questa volta i controlli sono avvenuti in un supermercato del Tiguglio che vendeva senza le dovute autorizzazioni sigarette e altri prodotti da fumo. In particolare le ispezioni sono scattate a seguito di segnalazioni di alcuni cittadini. Nel corso dell'operazione sono stati sequestrati circa 50 pacchetti di sigarette di varie marche, nazionali ed estere, ed oltre 150 grammi di tabacco sfuso. Tutta la merce era esposta al pubblico vicino al registratore di cassa. Per il titolare del supermercato è scattata la denuncia alla Procura della Repubblica di Genova perché sprovvisto della licenza speciale di rivendita tabacchi, il cosiddetto patentino. Infatti, spiegano i finanzieri, la legge prevede una sanzione penale per la vendita di sigarette e prodotti da fumo da parte di soggetti non autorizzati e nei casi più gravi si può incorrere anche all'arresto e alla chiusura dell'esercizio commerciale da 5 giorni ad un mese. Cambiamo decisamente argomento, parliamo di sanità perché lunedì a mezzogiorno e mezza verranno presentati ufficialmente i lavori di ristrutturazione della palazzina dei servizi, laboratorio analisi e centro trasfusionale presso l'ospedale di Lavagna. Alla cerimonia, tra gli altri, saranno presenti le principali autorità regionali e locali. Sarà di nuovo percorribile da inizio settimana prossima la provinciale della Scoglina in Alta Fontana Buona grazie ad un accordo stipulato a tempo di record tra pubblico e privato. Vediamo di cosa si tratta. Sarà riaperta entro i primi giorni della prossima settimana la provinciale 23 della Scoglina, chiusa per una frana di massi e pezzi di roccia precipitati sulla carreggiata dal versante. Una veloce intesa pubblico-privato metterà in sicurezza la parete ripida ed alta più di 30 metri, dove è rimasto in bilico anche un grosso macigno intorno agli 80 quintali. Il versante appartiene infatti al terreno di un privato, dove uomini e mezzi della città metropolitana di Genova non avrebbero potuto intervenire direttamente, ma un'impresa locale di Movimento Terra proposto al sindaco di Lorsica, Aulo De Ferrari, in costante contatto con i tecnici della viabilità, di provvedere gratuitamente all'intervento. L'impresa dovrà essere autorizzata dal proprietario, contattato dal sindaco per l'accesso alla parete privata e avrà il supporto tecnico della città metropolitana. Dopo gli opportuni sopralluoghi, i mezzi meccanici saliranno dalla provinciale 85 di Verzi, la strada parallela, fino alla cima del versante franato e da lì lavoreranno per rimettere il versante in sicurezza nuovamente transitabile. Ritorniamo a parlare del porto di Chiavari, legato in particolar modo ai contenziosi in atto. Ad intervenire rispondendo al sindacato è difatti il sindaco Roberto Levaggi, che dice: mi chiedo dove fosse la CISL quando nel 2011 è stata firmata, dopo delibera del Consiglio Comunale, la convenzione per l'ampliamento del porto. Tale convenzione, resa pubblica e accessibile, prevedeva che il sistema di alaggio e vari dovesse essere completamente rifatto e ristrutturato. Nel 2011 l'amministrazione allora in carica aveva scelto un progetto nel quale l'intervento sarebbe stato da effettuare nel sito specifico, indicando in 120 giorni il tempo per realizzare i lavori. Da quando si è insediata questa amministrazione, prosegue il primo cittadino, ha portato avanti un programma di risanamento che prevedeva un intervento dell'intercapedine del porto per la messa in sicurezza di tutti i locali commerciali presenti al suo interno e che è stato
prontamente messo in atto. I lavori saranno ultimati entro il prossimo mese di febbraio. Come si evince da quanto sinora esposto, chiude la nota del sindaco Levaggi, per la mia amministrazione il tema del porto è prioritario. E ora parliamo di elezioni regionali, verso nuovi scenari possibili, vediamo quali. Intanto abbiamo fatto il punto insieme all'onorevole del Partito Democratico Luca Pastorino. Grande fermento per quanto riguarda le prossime consultazioni regionali. Qualcuno cerca di fare un nuovo gruppo, in quei qualcuno c'è anche l'onorevole Luca Pastorino. Ma esattamente, l'abbiamo dichiarato, l'obiettivo è quello di ricreare un centro-sinistra credibile, che abbia un programma chiaro, semplice, espresso attraverso una figura che stiamo ancora cercando, che rappresenti un po' di discontinuità e di maggiore credibilità. Io credo che le persone siano molto lontane da oggi come oggi dalla politica. Se riusciamo in questo tentativo di tornare ad essere attrattivi, insomma, avremo raggiunto l'obiettivo. Una rosa di nomi sui quali lavorate l'avrete sicuramente, qualcuno riesce a farcelo? Non l'abbiamo, ci stiamo ancora pensando, perché stiamo partendo da tanto, da mettere insieme tante anime. Devo dire veramente che in questi giorni ho ricevuto tante testimonianze e tanta spinta a fare qualche cosa di diverso, quindi si parte intanto dall'aggregare. E si parte da dei contenuti che stiamo elaborando. Abbiamo fatto anche una serie di proposte online, insomma stiamo lavorando anche in questo senso qua. Poi verrà il candidato, non tra 100 anni ma in un paio di settimane, e dovrà essere figlio di un ragionamento in grado di, che ha come obiettivo quello di aggregare un po' tutti e, come dicevo prima, di risultare molto interessante. Luca Pastorino potrebbe essere un nome? Luca Pastorino ha tanti limiti, potrebbe essere anche un nome, ma io credo sempre che non tutti possano fare qualsiasi cosa. Credo che per fare il presidente della regione ci vogliono, al di là delle idee, ci vogliono delle caratteristiche di conoscenza e caratteriali che non tutti hanno, e in questi giorni insomma ne abbiamo tanti esempi, quindi io non so se corrisponde ai requisiti. Se verrò indicato, mi metterò a disposizione. Deve essere una figura che lavora con un gruppo, una figura logicamente portavoce di un gruppo e quindi come tale figura principale, ma che si muova all'interno di un gruppo dove le competenze siano ampie, varie e tutte espresse con pari dignità. E con un progetto Liguria? E con un progetto Liguria. 18 opere incompiute in Liguria, interventi a metà che necessitano di oltre 17 milioni di euro per il completamento. A lanciare l'allarme è Confartigianato a seguito dell'analisi del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. In Italia sono 692 le opere lasciate a metà. In Liguria la situazione non risparmia nessuna provincia, e nel nostro comprensorio il presidente di Confartigianato Grasso ricorda due interventi di social housing nell'ex ospedale di Rapallo ed una nuova scuola a Santo Stefano d'Aveto. E intanto aumentano le richieste per prendere parte ai percorsi formativi. Molti lavoratori, ma non soltanto, si rivolgono alla nuova città metropolitana. Vediamo. Catalogo della formazione, la sua riapertura ha fatto registrare un boom di richieste, quasi 3.000 domande nei primi due giorni ai centri per l'impiego della città metropolitana per accedere a percorsi formativi individuali e di riqualificazione, aggiornamento o specializzazione, dall'informatica alla linguistica, dalla nautica alla logistica, green economy, settore alberghiero, ristorazione, ancora edilizia impiantistica, arti e mestieri, sviluppo aziendale, sicurezza e servizi della persona e sociosanitari. La maggior parte delle domande sono arrivate da persone disoccupate, il 30%, il 10% da lavoratori. La città metropolitana deve essere messa al più presto nelle condizioni di svolgere i propri compiti, un tema sul quale è necessario che la Regione Liguria si coordini subito con il nostro ente per la gestione della formazione, dice il sindaco metropolitano Marco Doria. A qualcuno forse piacerebbe che la città metropolitana fosse una scatola vuota, ma cercheremo con tutto l'impegno di dare piena sostanza a questo ente, che può e deve essere un fulcro importante al servizio dei cittadini e del territorio. Depuratore comprensoriale, nuova segnalazione alla Procura della Repubblica da parte del consigliere di opposizione a Sestri Levante Marco Conti, che chiede la verifica della legittimità del progetto e ribadisce la necessità di realizzare due impianti, uno al servizio della zona dell'Entella e un altro per Sestri Levante e per la Val Petronio.
E ora torniamo a parlare del pagamento dell'IMU, la tassa per il 2014 con termine fissato al 10 febbraio, sciolto il nodo per quanto riguarda i terreni agricoli. Sentiamo. Esentati dall'IMU sui terreni agricoli montani 167 comuni liguri sui 235 totali. Soddisfazione dell'Associazione dei Comuni della Liguria, che tra le prime in Italia aveva presentato ricorso al TAR del Lazio. Rispetto al decreto del 28 novembre 2014, abbiamo salvato 146 comuni liguri dal pagamento dell'IMU sui terreni agricoli montani. Così Pierluigi Vinai, segretario generale, e Michele Malfatti, coordinatore della consulta dei piccoli comuni di Anci Liguria, hanno commentato il decreto legge approvato ieri dal Consiglio dei Ministri che ridefinisce i criteri di esenzione. Grazie all'azione pervicace e tempestiva di Anci Liguria, che tra le prime associazioni dei comuni in Italia ha presentato un ricorso al TAR del Lazio, abbiamo costretto il governo Renzi ad accogliere le richieste dei sindaci. Il decreto di ieri, che finalmente fa estrema chiarezza e sancisce i criteri di applicazione anche per il 2015, di fatto impegna il governo a restituire il taglio improvviso operato ai comuni nel 2014, a bilancio già chiusi. A pagare quindi anche per il 2014 sono i comuni non montani, in base alla classificazione Istat tenuta in considerazione prima del decreto del 28 novembre scorso. Entro il 10 febbraio quindi si dovrà pagare in 48 comuni non montani: Chiavari, Rapallo, Lavagna, Santa Margherita Ligure, Camogli, Levi, Recco, Portofino e Zoagli. Si paga solo per i terreni incolti in 20 comuni parzialmente montani come Carasco e Cogon. Adesso andiamo in montagna dopo la neve caduta. Anche domani sono aperti gli impianti di risalita a Santo Stefano d'Aveto. In particolare è in funzione la seggiovia da Rocca d'Aveto al Prato della Cipolla. Ed è possibile anche effettuare l'escursione programmata dall'ente parco dell'Aveto per domani. Scopri il parco con le racchette da neve, l'anello del Canto Moro. Un percorso nella foresta del Monte Penna con punto di ritrovo alle 9 a Rezzuaglio, presso la sede del parco, rientro previsto per le ore 16, pranzo al sacco. Riprendiamo parlando di scuola, intanto questo è tempo di Open Day e ce n'è uno in programma per domani alla scuola Maria Luigia di Chiavari dalle 16 alle 18, quindi genitori ed alunni potranno conoscere i progetti educativi e le proposte dalla primavera alla secondaria di primo grado. In particolare per l'infanzia alle 16:30 ci sarà il laboratorio di animazione Il cielo e le sue meraviglie. Ed intanto il prossimo anno scolastico incomincerà il 14 settembre. È stato difatti approvato il calendario dalla Regione Liguria. Vediamo. È stato approvato il calendario scolastico per l'anno prossimo. Le lezioni per il 2015-2016 cominceranno lunedì 14 settembre 2015 e termineranno mercoledì 8 giugno 2016 in tutte le scuole di ordine e grado della Liguria. Le scuole dell'infanzia invece chiuderanno giovedì 30 giugno 2016. Complessivamente sono previsti 209 giorni di lezione per le scuole secondarie di primo e secondo grado, mentre per la scuola dell'infanzia sono previsti 228 giorni, fermo restando il numero minimo di 200 giorni obbligatori di scuola. I giorni di vacanza stabiliti oltre alle domeniche e alla festa del Santo Patrono sono il 1 novembre, il 2 novembre, il 7 dicembre e l'8 dicembre. Nei giorni feriali le scuole invece resteranno chiuse dal 23 dicembre 2015 al 6 gennaio 2016, dal 24 marzo al 26 marzo 2016 per le vacanze pasquali e il 28 marzo, lunedì di Pasquetta. Chiuse anche il 25 aprile, il 1 maggio e il 2 giugno. Con l'allerta meteo 2 ricordiamo che le scuole restano chiuse, con l'allerta meteo 1 invece sono aperte. E adesso andiamo a Rapallo. Il sindaco Carlo Bagnasco ha partecipato di recente alla presentazione dello sportello Senior Capital, un'iniziativa che inserisce la Croce Bianca Centenaria Pubblica Assistenza Rapallese in un circuito europeo che ha come obiettivo quello di promuovere l'invecchiamento attivo, rafforzando il potenziale economico e sociale delle persone over 50. Questo, dice Bagnasco, assume un aspetto ancora più importante in una città come Rapallo che conta un'elevata percentuale di popolazione oltre sessantenne. La presenza di questa interfaccia sarà utile per far sì che queste persone siano parte attiva all'interno della comunità,
mettendo le loro competenze ed esperienze a servizio della città, in particolare delle nuove generazioni. Sono riconoscente a tutti coloro che hanno preso parte a questo progetto, chiude Carlo Bagnasco, e ancora una volta mi congratulo per la sinergia che si riesce a creare in città tra pubblica amministrazione, enti, associazioni di volontariato, pubblica istruzione e tutti i cittadini. Si parla di razzismo lunedì prossimo alle 21 all'Auditorium San Francesco di Chiavari. Infatti ospite d'onore sarà Liliane Thuram, ex difensore di Parma, Juventus e della nazionale francese, campione del mondo nel 98. Vediamo. Lunedì 26 gennaio alle ore 21 presso l'Auditorium San Francesco di Chiavari ci sarà come ospite Liliane Thuram, ex calciatore di Juventus Parma e della nazionale francese con cui ha vinto il mondiale del 98, un giocatore, ex giocatore, che già quando era in attività aveva dimostrato di essere una persona molto intelligente, una persona con diversi argomenti, non solo quelli di calcio, ma argomenti che spaziano anche nei confronti del razzismo, e di razzismo appunto parlerà a Chiavari. Sì, la 28ª iniziativa del bandolo, questa volta ideata non da noi ma da Davide Capone del Cineforum delle Parrocchie della Fontana Buona, il quale ha chiesto la collaborazione anche ad altre associazioni come Azione Cattolica, la CGL del Tiguglio Golfo Paradiso, Zuccheramaro e noi chiaramente, che facciamo un po' da contenitore. E per parlare appunto di razzismo, di temi altamente importanti, soprattutto quando vengono da un campione, proposti da un campione come lui, che ormai non si occupa più di calcio, da quando ha appeso le scarpette al chiodo è diventato un campione di sensibilità. La sua lotta contro l'intolleranza, e poi l'ha trasformato anche in uno scrittore dalla grande solidità intellettuale. Alla serata non ci sarà soltanto Liliane Thuram, interverranno anche altri ospiti. Sì, gli altri ospiti saranno l'avvocato Ballerini, specialista in diritti umani, l'antropologo Marco Aime, e saranno un po', diciamo, coordinati dalla giornalista chiavarese Paola Pastorelli. Perché avete scelto Liliane Thuram? Ma perché in questo momento, in questo frangente, rappresenta la persona più adatta per parlare di un tema del genere, perché ha vissuto probabilmente, penso io, anche sulla sua pelle, problemi di questo genere di grandissima attualità. Thuram, anche se nato in Guadalupe, è nazionale francese, e inevitabilmente un collegamento ai fatti di Parigi ci sarà. Naturalmente sì, io penso che non si sottrarrà a qualche domanda, semmai ci sarà, dato che è tutto molto libero, noi non coordiniamo sicuramente la prosecuzione della serata. Starà a Marco Aime, alla Ballerini, stimolarlo su questi argomenti. L'iniziativa vede anche come collaboratori l'amministrazione di Chiavari, che ci ospita nell'auditorio. Restiamo ancora a Chiavari per due appuntamenti in agenda domani: Mercatino dei Sapori e delle Tradizioni in via Rivarola, ed invece in corso Garibaldi tornano gli artisti in strada, gli espositori sono circa 50, la manifestazione apre alle 8 per chiudersi alle ore 20. E restiamo ancora a Chiavari per parlare di spettacolo e di solidarietà. Successo ieri sera per l'omaggio alla canzone napoletana d'autore al Teatro Cantero di Chiavari. L'evento era a favore della sistemazione del parco giochi Talassano di Corso Millo. Noi allora abbiamo preparato un piccolo collage per riproporvi quello che è stato lo spettacolo di ieri sera. Vediamo. Il sostituto del pianista, oh grazie, 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 champagne, un presente, una bottiglia aperta, vabbè, ma il pensiero c'è stato, Indifferentemente, tanto sa che so.
bene t'odio, non te posso scordare. Oh Sarraci, oh Sarraci, bello guaglione, oh Sarraci. Sono belle, sono ricco, le donne le scaccio, ma dopo di averle ridotto uno straccio, non ciccio salsiccio, ma allato le mani, si finica e mi stanno insultando. Una puglia voce re creatura, castaglia, chiano chiana, e tu sai che non si sola. Una puglia adore. A voi, L'abbiamo portato a casa, grazie. Bene, successo dunque per questa serata al Cantero, e forse qualcheduno di voi sul palco ad un certo punto avrà riconosciuto anche il sindaco di Chiavari Roberto Levaggi. Beh, probabilmente come altri suoi colleghi si stava in qualche modo preparando e faceva così un'altra sorta di prova generale in vista dello spettacolo benefico che, come sapete, si terrà ogni anno al Cantero, proprio a favore invece in questo caso del Villaggio del Ragazzo, e si svolgerà l'evento nel mese di marzo, ma avremo modo naturalmente più avanti di parlarne nel dettaglio. E chiudiamo ancora con un appuntamento dedicato al teatro, in particolare alla stagione teatrale in Val Fontana Buona, al Teatrino di Monleone di Cicagna. Per domani pomeriggio, con inizio alle ore 16, è prevista la Sirenetta a cura di Gimnica 2000. E dunque siamo ai saluti, grazie per essere rimasti con noi anche questa sera. Vi lascio al Meteo, la programmazione della rete. Vi ricordo che se volete potete rivedere in replica questa edizione del TG Tiguglio alle 20:20 sul canale 117 Tiguglio TV. Trovate le notizie sul nostro sito www.entellatv.net, sulla nostra pagina Facebook, su Twitter. Trovate il telegiornale anche sul canale YouTube. Domani è domenica e c'è il TG7. È davvero tutto, grazie ancora, un buon fine settimana. Benvenuti al meteo, ecco le previsioni per domani, domenica 25 gennaio. Tempo soleggiato, freddo e burrascoso per venti da nord anche molto rafficati sul centro ponente. Venti di burrasca, forte in particolare sul centro ponente, molto rafficati soprattutto in mattinata. Le temperature previste: sulla costa 6 la minima, 12 la massima, nell'interno 4 la minima, 8 la massima. Mare molto mosso a ponente per onda da nord-est.